E quest'oggi vogliamo portarvi alla scoperta di una Via Crucis davvero particolare, che anche quest'anno sarà messa in scena nella Pineta di Siponto e organizzata dalla comunità parrocchiale Santa Maria Regina. A parlarcene quest'oggi il parroco di questa comunità, Don Roberto Zaupa, missionario scalabriniano. Buongiorno, benvenuto, Don Grazie Roberto. a voi dell'invito. È un amico di questa rappresentazione, un volontario con il quale collabora insieme a tanti altri, insieme ad oltre 60 persone, Michelangelo Piazzolla. Benvenuto, grazie. Grazie. Allora, Padre Roberto, come nasce questa Via Crucis e poi qual è la sua particolarità? Allora, la Via Crucis è nata 3 anni fa dal desiderio di portare all'esterno un po' l'esperienza della Settimana Santa attraverso la manifestazione, il percorso che Gesù fa sulla via del Calvario verso la croce. E perché volevamo che partecipasse più persone a questo evento, non sempre le solite che vengono in chiesa, ma dare la possibilità a tanti, anche magari quelli un po' più lontani da no, dalla frequenza religiosa, a vivere questa settimana così importante. Questo è stato un po' lo scopo per cui abbiamo cercato di mettere in atto questa Via Crucis vivente. Non la chiamiamo Passione Vivente, ma Via Crucis, perché ripercorriamo tutte le stazioni proprie della Via Crucis. E la particolarità più importante di questa Via Crucis è proprio che è un momento di grande preghiera. Fin dal primo anno si accompagnavano le varie scene con momenti forti di intercessione, di proclamazione della parola, di ascolto della parola che riguardavano quella stazione, di preghiere particolari che davano e aiutavano a vivere quel momento e quella stazione. Si partirà la Via Crucis, innanzitutto si terrà mercoledì 27 marzo alle 19:30 e si parte dal sagrato della Sì, parrocchia. quest'anno un po' vivendo la passione di Luca, che leggeremo questa sera e domani, nella festa delle palme, la passione di Luca inizia con l'ultima cena. E allora si è pensato di creare questo ulteriore momento, il primo momento, quell'incontro di Gesù con i discepoli nel cenacolo, dove Gesù, preannunciando la sua morte, però compie quel gesto stupendo di donarsi a noi attraverso l'Eucaristia. E quindi questo lo facciamo davanti al sagrato della Chiesa e poi da lì piano ci spostiamo con tutti i personaggi nella Pineta dove si svolgerà tutto il resto della Via Crucis. Nella Pineta, dove ci sono anche due ipogei Sì. paleocristiani, quindi un luogo molto suggestivo e particolare. Certo, noi abbiamo questa ricchezza. Soprattutto diciamo, nella zona di Siponto, perché Siponto era l'antica Manfredonia, perché lì è nata la comunità che poi a causa di un maremoto è stata poi spostata più verso il Gargano. E lì abbiamo dei tesori immensi di storia, di arte, di cultura e di fede. Io amo dire ai miei parrocchiani che quando facciamo la Via Crucis, quella di ogni venerdì, che partiamo più o meno dalla chiesa per andare verso la Basilica di Santa Maria di Siponto, la Basilica di Santa Maria Maggiore, io l'ho definita il percorso dei martiri, anche se la tabella dice percorso archeologico, ma siccome lì ci sono stati tanti cristiani che sono morti per la fede, perché Siponto nell'antichità era un importante porto romano e dunque anche un importante luogo in cui è nata la fede e in cui tanti cristiani hanno testimoniato, magari in modo anonimo, non abbiamo sì martiri sipontini, ma che sono morti
in Abruzzo, non a Siponto, ma perché provenivano da Siponto. E quindi è un luogo ricco di storia e di fede. Ed è bello allora che noi possiamo valorizzare questi luoghi e nella speranza che poi siano valorizzati anche in altri momenti, quando nella vita normale, per poterli visitare, per poter cogliere attraverso la visita questa storia che ci precede. Un'altra particolarità della Via Crucis vivente di quest'anno, mostro alla regia la locandina, molto bella con i simboli che appunto ci richiamano alla passione di Cristo. Vedo anche grande partecipazione di bambini, non solo, quest'anno ci sarà anche la partecipazione dei ragazzi del villaggio Don Bosco e ringraziate per la collaborazione anche gli amici della comunità di Emmaus. Sì, ecco, quest'anno abbiamo una Via Crucis che ha la dimensione della mondialità, dell'universalità. Che meraviglia! Sì, dove tutti partecipano, ecco, ragazzi che vengono da diverse parti del mondo, dall'Africa, da altre parti, ragazzi che hanno difficoltà, che hanno avuto problemi come quelli della droga, dell'alcolismo, che vivono a Emmaus, che comunque hanno dietro di loro una storia di sofferenza, una storia di disagio, che però è redento anche questo dalla croce di Cristo. Ed è bello che ci vada al di là di ogni confessione religiosa per incontrare il Signore che è venuto a salvare tutti, non solo i cristiani, non solo i battezzati. Credo che questo è il messaggio più importante che Lui ci dà sulla croce. Sono 3 mesi che vi state preparando, state lavorando alla Via Crucis Vivente, 60 sono coloro i quali vi partecipano, però poi ci sono anche, immagino, tanti altri volontari dietro le quinte. Sì. Uno tra i tanti c'è anche Michelangelo. Sì. Che significato assume per lei prendere parte anche dietro le quinte a questa Via Crucis? È una partecipazione come se fosse un momento di preghiera. Figurante, sì, certo. Devo dire, per esempio, che in questi giorni mentre preparavo, molte persone mi domandavano appunto quando si sarebbe fatta la manifestazione, che non sarebbero mancati. E questo aiuta anche a lavorare meglio, certo, a fare meglio, certo. E a sentirsi soddisfatti di questo. Dunque, Padre Roberto, ha una Via Crucis che ha il sapore della mondialità, in quanto parteciperanno anche ragazzi che arrivano da ogni parte del mondo, anche ragazzi musulmani. Sì. E loro come, di altre fedi, di altre religioni, e loro come, con quale spirito prendono parte ad un momento che è proprio della nostra cristianità? Io spero che lo prendano parte con quello spirito che parte dall'umanità, dalla partecipazione alle sofferenze, al desiderio del vincere queste sofferenze e questi dolori dell'umanità, perché questo non è proprio della religione cristiana solo, ma ogni fede vera porta e chiede e promette all'uomo un superamento delle proprie condizioni, di difficoltà, di problemi, di sofferenze, di peccato. E quindi intanto portano la loro storia fatta di sofferenza, il che non è poco, perché è un modo anche questo per vivere la sofferenza di Cristo e partecipare alla sofferenza di Cristo. E poi condividono con noi questo momento in cui noi in Cristo vediamo la soluzione, la risposta a tutto il male che c'è nel mondo attraverso un dono che è gratuito e infinito. Anche il prendere parte alla Via Crucis Vivente, a questo momento, che non è uno spettacolo, lo ricordiamo, è un momento di preghiera. Anche la partecipazione di persone provenienti, di giovani provenienti da altre religioni. Ci sarà anche un ragazzo diversamente abile, quindi è una persona che vive un'altra condizione. Può aiutare a sconfiggere l'indifferenza, a sconfiggere purtroppo le tante idee cattive, malsane che a volte popolano, sì, i nostri pensieri. Certo, noi ce lo auguriamo. Questo è il messaggio più importante che il Signore ci dà e ci ha dato in tutta la sua vita in mezzo a noi, assumendo la nostra natura umana.
e questo desiderio che gli uomini si incontrino, si amino e non stiano lì a misurarsi per vedere chi è più bravo, chi è più forte, ma a condividere la propria realtà umana e a condividerla con speranza, con fiducia, cercando di andare incontro al più povero, no? Al più bisognoso, perché chi ha le risorse si arrangia, però chi non ha le risorse, purtroppo, se non è sostenuto dall'amore degli altri, non può farcela. E allora Cristo ha accettato di morire e di essere ultimo tra gli ultimi, proprio per farci capire che se noi ci mettiamo sul cammino degli ultimi, possiamo davvero cambiare l'umanità. E in questo io vedo che il nuovo Papa ci sta dando, con i suoi semplici gesti, dei grandi insegnamenti. Non sta facendo cose straordinarie, ma sta facendo le cose ordinarie, che è di attenzione, di carezza delle persone malate, come nella prima grande udienza, la messa della sua intronizzazione, che si è fermato su quel disabile e lo ha accarezzato, non si è accontentato di benedirlo dal Papa mobile. Baciato. Lo ha baciato. E mi ha ricordato tanto la parabola del Padre misericordioso che si accosta, che accoglie, che abbraccia e che bacia. Allora Cristo sulla croce, con quelle braccia allargate, vuole abbracciare tutta l'umanità, tutta. Non c'è nessuno che deve stare fuori da questo abbraccio, di qualunque età, religione, razza possa essere. Lui è venuto per tutti e questo è il grande messaggio della croce. Questo è il messaggio del Venerdì Santo. Sì. Lui è morto per tutti, non per noi soli. Padre Roberto, ha citato Papa Francesco, che è stato definito il parroco del mondo e ha detto: non abbiate paura della tenerezza, ci ha invitato, ha esortato tutti a custodire, non solo custodire il creato, ma custodire anche gli uomini, il prossimo. Perché siamo così stupiti, a suo parere, adesso approfitto della sua presenza nei nostri studi, siamo così stupiti dalle sue parole e dai suoi gesti? Forse perché non siamo più abituati a questo? Purtroppo non siamo abituati, solo a gesti molto formali, molto precisi. E questo richiamo alla umanità semplice, quella che ciascuno di noi ha gustato nella sua vita. Tutti noi abbiamo gustato una carezza, un bacio, un abbraccio di una persona amica che ci vuole bene. Ecco, vederlo esprimere con spontaneità, con semplicità, da uno che ci sembra troppo alto, troppo grande, a me ha fatto così pensare che davvero è l'abbraccio di Dio Padre verso di noi. Ed è il Papa che in questo momento la Chiesa, il mondo ha bisogno, perché il mondo si sta aggrovigliando su se stesso, sui propri egoismi, sulle proprie impotenze. E invece ciò che ci scioglie, ciò che ci libera è solo l'amore. È l'amore semplice, non quello complicato. E l'amore semplice è fatto di una carezza, è fatto di un bacio, è fatto di una parola buona, è fatto di quel buonasera, di quel buon riposo, di quel buon pranzo che lui ci ha detto, perché è il linguaggio delle persone che si vogliono bene, che si conoscono. Quindi spero che questo continui, perché abbiamo bisogno di questa realtà bella che ci viene presentata da questo Papa. Io sono felice che lui sia la nostra guida, il nostro papà, perché è un buon papà che ci guida e vuole portarci tutti all'incontro con Dio. Dobbiamo però sostenerlo, lui chiede, certo, spesso, sempre preghiere, chiede sostegno, quindi dobbiamo sostenerlo, la Chiesa deve sostenerlo. Ieri sera, durante la nostra Via Crucis, che facciamo ogni venerdì durante la Quaresima, abbiamo fatto la Via Crucis per il Papa. Quindi tra ogni stazione e l'altra abbiamo detto il Pater Ave Gloria, che di solito si dice secondo le intenzioni del Pontefice. Del Sommo Pontefice, o del Vescovo di Roma, come lui ama definirsi.
Allora, torniamo all'appuntamento di mercoledì con la Via Crucis. Ricordiamo, mercoledì 27 marzo alle ore 19:30 sul sagrato della parrocchia Santa Maria Regina a Assiponto, per chiunque vorrà partecipare a questo importante momento di preghiera in vista poi del Triduo Pasquale. È molto bello anche il silenzio, Padre Roberto, e il raccoglimento delle persone che prendono parte alla Via Crucis. Sì, Quindi non è uno spettacolo a cui no. assistere, ma un momento di preghiera in cui riflettere. Sì, questa è la caratteristica che è sempre stata presente fin dalla prima manifestazione, perché noi l'abbiamo voluta impostare in questo modo, come momento di preghiera. E la preghiera ha bisogno del nostro raccoglimento, del nostro essere presenti a noi stessi, e questo avviene solo se c'è silenzio, perché se si chiacchiera non si è presenti a se stessi, si chiacchiera di altre cose. E davvero, sia per le preghiere, sia per i testi che vengono letti, per i brani della scrittura che vengono ricordati, c'è un religioso silenzio che tocca il suo apice almeno le prime due volte nel momento della crocifissione, dove davvero c'è un silenzio che non che ti fa vedere quasi la sofferenza e toccare quel momento così sublime, così alto del dono di Cristo sulla croce. Veramente ti prende, ti commuove. C'è gente che non solo è in silenzio, ma poi versa anche delle lacrime, perché si immedesima in questa realtà e vive in profondità questo momento. Questo è veramente bello. Perché se avessimo dovuto fare solo una rappresentazione, uno spettacolo, forse saremmo andati fuori strada. Ma l'abbiamo davvero vissuto come momento di preghiera e di preghiera comunitaria verso il Signore in questo cammino verso la croce e poi verso la risurrezione, perché non c'è croce senza risurrezione, non ha senso, che dà veramente senso alla nostra vita. C'è anche una grande partecipazione di giovani. Sì, l'anno scorso la grande nostra sorpresa, perché il primo anno c'erano state qualche centinaio di persone, ma l'anno scorso ci siamo trovati a dover gestire quasi 1 migliaio di persone, con anche difficoltà organizzative, ma nonostante questo c'era stato un grande silenzio e una grande preghiera e molti giovani partecipano sia all'interno del gruppo che adesso lavora, ma anche come venire a vivere quel momento, perché è vissuto in modo un po' diverso rispetto alla solita Via Crucis che si fa come noi lo facciamo ogni venerdì, no? Ma è vissuta anche attraverso dialoghi tra i vari personaggi, preghiere fatte in modo diverso, canti fatti in modo diverso, musiche di sottofondo, quindi che crea anche un'atmosfera adatta a vivere quel momento. Allora, Padre Roberto, in conclusione, approfitto della sua presenza, ho approfittato prima per porle una domanda riguardo Papa Francesco, approfitto anche per parlare con lei delle missioni. Lei è missionario scalabriniano, immagino abbia toccato, abbia portato la sua, sia stato in diverse parti del mondo. Che cosa significa oggi fare missione? E poi è più semplice farla fuori, anziché nella propria parrocchia o viceversa? Allora, no, oggi fare missione vale dappertutto, in tutte le parti del Anche a mondo, casa. anche in Italia, anche qui nella nostra Puglia, nella nostra terra, no? La missione vuol dire aiutare le persone ad accorgersi che Dio li ama e che è cercato da Dio e quindi che può incontrare questo Dio che salva. Questa è la missione. Poi ci sono realtà dove questo è più facile da vivere, come per esempio in Puglia, cioè, è più facile che per esempio nel mio Veneto, e altre realtà dove è molto difficile, dove la realtà della fede è veramente messa a dura prova. Io sono stato per alcuni mesi in Germania, devo dire che la realtà lì religiosa, cattolica, è veramente sofferente, c'è una mancanza di partecipazione,
sono chiese dove i fedeli sono solo persone dai 60 anni in su, la mancanza assoluta di giovani, parrocchie che prima erano fiorenti, adesso che hanno un parroco ogni 6 chiese, ogni 6 parrocchie, parlo di una realtà di Düsseldorf, dove 4 anni fa di 6 parrocchie ne è rimasta una. Quindi tutto questo ci fa vedere come c'è un grande bisogno, come diceva Giovanni Paolo II, no? Di rievangelizzazione, di annuncio. E l'annuncio si fa attraverso la testimonianza semplice, non complicata, non con grandi discorsi. Io ho visto, per ritornare al Papa Francesco, che solo con le sue parole, con i suoi piccoli gesti, ha già aperto il cuore a tante persone. Un signore di Roma che è venuto a trovarci in questi giorni ci ha detto, non tanto religioso, nel senso che non va tanto in chiesa e che anche sua moglie non va tanto in chiesa, anzi, però quando il Papa ha invitato tutti a pregare, a dire il Padre Nostro, anche sua moglie ha pregato il Padre Nostro, chissà quanti mesi che non lo diceva. Cioè, con quella semplicità, ecco, l'evangelizzazione si fa attraverso queste cose semplici, come hanno fatto gli apostoli, non hanno fatto grandi discorsi, sono detto guardate che Cristo è morto per noi, guardate che c'è una speranza, guardate che Dio ci viene incontro, che Dio non sta lì a calcolare fino in fondo i nostri errori, ma ci ama. Ecco, questo dobbiamo fare. Io spero davvero che le sue parole siano arrivate nei cuori giusti, cuori che magari hanno bisogno di speranza in questo periodo. E ricordiamo allora, per chiunque fosse interessato, lo diciamo agli amici che ci seguono dalle zone, da San Giovanni e zone limitrofe, anche se Padre Pio TV è presente sul canale 145 in tutta Italia. Comunque a Siponto, presso ci si potrà ritrovare sul sagrato della parrocchia di Santa Maria Regina, mercoledì 27 marzo alle 19:30 per la Via Crucis Vivente. Grazie di cuore a Padre Roberto Zaupo, missionario scalabriniano e parroco, per essere stato con noi. Grazie a Michelangelo Piazzolla e grazie a tutti quanti coloro i quali prenderanno parte a queste Via Crucis, vi hanno lavorato davvero. Io, grazie. Oltre a dire grazie a voi, devo dire grazie alle decine e decine di persone che dietro le quinte hanno lavorato per preparare i vestiti, preparare i testi gratuitamente, tutto volontario, a livello volontario. Ed è così che cresce il mondo, altrimenti a me non si va da nessuna parte. Nessuna parte. Bene, grazie per essere stato con noi. Noi vogliamo lasciarci con queste immagini che appunto ci fanno pregustare la Via Crucis vivente a Siponto. Guardiamo.